In una settimana sono raddoppiati in Veneto i ricoveri per Covid in terapia intensiva ed area critica, ora la percentuale in terapia intensiva del 4%, del 3% in area non critica. All'80% si tratta comunque di pazienti non vaccinati. La Regione Veneto resta comunque, insieme alla Lombardia e al Lazio, una delle regioni a rischio basso rispetto alle altre del paese che invece sono a rischio molto. Sono raddoppiati in una settimana. Sì, ma infatti noi non siamo qui proprio a dirlo, vi ho portato un grafico. Io spero che sia chiaro, lo rifaccio anche per i cittadini che lo guardano da casa, insomma, estrema sinistra c'è il grafico che parte dal 1° di giugno, l'estrema destra è il grafico che arriva sopra il livello del 1° di giugno ad oggi. Questo aggiornato proprio stamattina. Penso che non abbia bisogno di commenti, no? Lo dico a quelli che negano anche l'evidenza. Preoccupazione in vista della riapertura delle scuole, in campo il progetto Scuole Sentinella, un progetto che è stato anche trasferito a livello nazionale al commissario per l'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, con l'esecuzione appunto in queste scuole selezionate per lo più delle scuole primarie, dove i bambini dai 6 anni in giù, non, dai 6 anni ai 12 anni non possono accedere al vaccino. Dicevo, queste scuole Sentinella, dove saranno testate i bambini, gli alunni, con dei tamponi molecolari salivari che saranno forniti direttamente dallo Stato. Ma per precauzione la Regione Veneto comunque ha già fissato un ordine di 1 milione di tamponi salivari e quindi, se ce ne fosse la necessità, sono pronti ad acquistarli. In generale, la nostra preoccupazione è quella di performare bene con le vaccinazioni, di cercare di essere assolutamente pronti per quello che sarà il D-Day, no? Come si direbbe gli inglesi, cioè il giorno del vedo, insomma la giornata storica che sarà l'apertura delle scuole. Perché è innegabile che noi siamo preoccupati rispetto all'apertura delle scuole.